Ciao ragazzi, oggi vi parlo di 10 salite tra le più belle che abbiamo qua nel Ponente Ligure. Andiamo da Genova fino a Mentone, quindi non vi parlerò del classico Cipressa, Poggio, Capoberta, si parla di salite HC, quindi Horse Category, quindi per i cavalloni, sono salite per i cavalloni come voi. Quindi gli stradisti che verranno in Liguria, io gli propongo queste 10 salite che secondo me sono davvero molto belle. Adesso vi faccio vedere salita per salita, caratteristiche del segmento e via dicendo. C'è il mio tempo, quindi potete fare un confronto di quanto sono scarso. Se poi questa modalità vi piace, ve ne faccio vedere altre, anche perché in Liguria salite ne abbiamo veramente tante. Sceglierne 10 da Mentone a Genova è stata durissima, ma ce l'ho fatta, insomma, adesso ve le faccio vedere. Quindi iniziamo col Col della Madonna, perché secondo me, partendo da Ponente, è il più interessante, sarebbe questo qui, appunto. Questo giro che vedete misura 112 km per 1600 metri di dislivello. Il segmento, perciò Col della Madonna, che parte da Mentone e appunto scollina quassù, è lungo 13 km e 51, fa 900 metri di dislivello per 6,7% di pendenza media e io l'ho salito in un'ora 03:44. L'attacco è dal centro del paese, si sale su. Diciamo che questa salita la si può dividere in tre segmenti. Il primo, l'uscita delle case, è abbastanza impegnativa, poi si parte con una fase un po' più morbida che ci porta fino a questo bivio qui. Qui vedrete che c'è un paese stupendo, ho fatto delle foto anche abbastanza interessanti, le potete vedere appunto sul mio Strava, e poi si prosegue, ok, da qua si va avanti e lo scollino è esattamente qui. Di qui si arriva, qua si scollina e poi si scende, si possono fare un sacco di altri giri. Io in questo caso qui l'ho allungato un pelo, sono sceso a Nizza, ma normalmente si scende su Monaco. Il giro un po' più classico per noi del posto è quello che appunto quando si arriva su questo bivio qui si prende questa strada qua e appunto si scende su Monaco, perché è un po' più facile, un po' più corta. Però appunto, su questo giro qui, 112 km, 1600 metri slivello, secondo me interessante. Spostandoci a Ponente, partiamo con il Colle Langan, che si prende nell'entroterra di Bordighera, diciamo, ok? Bordighera, 20 miglia, insomma, la zona è questa qui. Prima eravamo a Mentone, adesso ci spostiamo di qui e siamo tra Bordighera e 20 miglia. Si sale verso Dolceacqua, Dolceacqua è un paese abbastanza famoso, si sale verso Dolceacqua e a un certo punto da Pigna, che è un paesino molto piccolo, parte il Colle Langan. Allora, questo giro che vedete qui, nello specifico, è lungo 88 km per un aumento quota di 1550 metri. Io sono partito e arrivato a Sanremo. Il segmento Colle Langan è 11 km e 16, perciò questo qua, 11 km e 16, 839 metri di dislivello, 7,5% di pendenza media e io l'ho salito con 57 minuti e 16 secondi. Considerate una cosa, una volta arrivati in vetta, eccoci qua, al Colle Langan, se avete tempo e voglia e gamba, io vi consiglio di girare a sinistra, arrivare ancora fino qui che c'è una diga, la strada finisce però, sappiatelo, qui finisce, è un posto davvero incredibile, fatta d'estate, è una bomba. In più, un'altra cosa che vi voglio dire, in discesa poi fate un pelo attenzione perché l'asfalto non è bellissimo e questo è un altro giro molto interessante. Spostiamoci e andiamo su una delle mie preferite, salite preferite, il Passo Teglia. Bene, io qui sono partito e arrivato praticamente da casa mia, l'entroterra di Arma di Taggia, Tre Imperi e Sanremo, ok? Ci spostiamo sempre verso Genova. Da Arma di Taggia inizia un lungone a salire quasi 20 km per arrivare all'attacco della salita. Questo giro qui è 130 km, 1800 metri di slivello. Il segmento Passo Teglia, che lo vedete qui, adesso ve lo faccio vedere uno specifico, è 11 km 38 per 921 metri di aumento quota, 8,1% di aumento quota. Io l'ho salito in 52,55. Considerate che queste sono tutte salite Horse Category, quindi impegnative. Tranne una che l'ho voluta mettere comunque perché è veramente stupenda. Voi salite da Molini di Triora, proprio sotto il Paese delle Streghe, la partenza è di qua. Si sale
Si sale. Lo scollino è, mi pare, esattamente, arrivate qui, Monte Pizzo, c'è lo scollino. Una cosa fondamentale che vi devo dire è la discesa. La discesa è veramente devastata, quindi fate molta attenzione all'asfalto in discesa. Soprattutto è un sottobosco, quindi ci sono controluci e non vedete i buchi. Però il giro in sé è stupendo. Si può fare tutto l'anno, è chiaro che d'estate dal massimo. Andiamo avanti. Abbiamo il Colle d'Oggia. Il Colle d'Oggia è quello che normalmente noi facciamo... un po' più morbido del Passo Teglia, difatti più o meno il giro è molto simile, ma a un certo punto a Montalto Ligure, diciamo sopra Badalucco, si gira a destra e si prende questa salita. Allora, nello specifico, ovviamente sono partito da casa mia e sono ritornato a casa mia, quindi il Colle d'Oggia, questo giro qua che vedete, si parla di 116 km, un aumento quota di 1600 metri. Il segmento Colle d'Oggia è 12 km e 920 metri, ha un aumento quota di 909 metri, appunto, di aumento quota, un 7% di pendenza media, e io l'ho salito in 1 ora e 02. Ovviamente in descrizione del video trovate tutti i link sia al giro che al segmento e i miei tempi e tutto quello che è, quindi vi potete dare un'occhiata al tutto. Andiamo avanti, qui abbiamo il Colle di Caprauna, questa è una salita davvero stupenda, si prende nell'entroterra di Albenga, quindi passiamo già alla provincia di Savona. Qua niente, nell'entroterra di Albenga si sale, questo giro qui per me da casa mia, partendo e arrivando a casa mia, si parla di 140 km, 2240 metri di dislivello, il segmento che è praticamente da qui a qui, perché scollina praticamente qui, quindi... tutta questa salita, il segmento è 28,36 km per 1313 metri di dislivello di aumento quota, 4,5 percentuale media di salita, io l'ho salito in 1 ora e 35, quindi molto interessante. Anche qui la discesa è stupenda, non c'è nessuna difficoltà, questo qui è un piattone, un falso piano in discesa che va benissimo, questo è un rientro con una salita breve, pedalabile, bella, e poi avete una discesa lunghissima con il San Bernardo, che adesso lo facciamo al contrario sull'altro giro, perché questa è una salita di nuovo stupenda. Quindi andiamo di qui e qui facciamo invece appunto il Colle di San Bernardo. Allora, il Colle di San Bernardo, questo giro nello specifico, io ho fatto un po' di provincia di Cuneo. Quindi, Colle San Bernardo, questo giro che vedete è 103 km per 2800 metri di dislivello. Il segmento del Colle San Bernardo in salita è praticamente da Zuccarello fino allo scollino che si trova appunto qui. Qui ci sono le paleoliche, stupendo. Il segmento del Colle San Bernardo è 20,78 km, ha un aumento quota di 967 metri, 4,2% medio di salita, e io l'ho salito in 1 ora e 13. Stupendo, questo è veramente un bel giro, però questo, se volete fare anche questo anello qua, dovete farlo d'estate, primavera-estate, perché comunque qua adesso c'è la neve, cioè d'inverno c'è la neve. Poi Carpe, allora... questa è l'unica salita in categoria 1, non è un HC, ma è talmente bella che ce l'ho voluta mettere lo stesso. Si prende nell'entroterra di Loano, in pratica dalle grotte di Toirano si sale, il giro che vedete è 105 km per 1380 di aumento quota, quindi più che fattibile. Il segmento Carpe, che è questo... qui ci, ecco, l'unica menata qua che vedrete, in questi tornanti qui ci sono un sacco di moto che fanno le gare a salire, quindi vi farà magari un po' paura, però comunque il paesaggio è stupendo. Qui il segmento è 14,59 km, 723 metri di aumento quota, 5% di pendenza media, io l'ho salito in 51,49. Questo giro qua è di nuovo uno dei miei preferiti, perché comunque si va già quasi in Piemonte, insomma, veramente molto bello. Poi, Colle del Melonio. Questo è abbastanza famoso, magari lo conoscete già. Questo giro nello specifico è 130 km per 1600 metri di dislivello. Il Colle del Melonio si prende da Finale Ligure, quindi da Finale, dallo svincolo dell'autostrada di Finale, per capirci, si sale. A un certo punto c'è il bivio che gira a destra per andare alla base NATO. Qui, in questo bivio qui, vedrete tutti i furgoni che scaricano per fare discesa, perché qui c'è il famosissimo roller coaster. Invece il Melonio prosegue e scollina, mi pare, più o meno
Ok, scollina qui dove c'è un forte, si passa all'interno di un forte e si va. Colle del Melogno, il segmento da finale giù basso è 16,59, è un aumento quota di 982 metri, 5,9% di pendenza media, io l'ho salito in 1 ora e 10. Andiamo verso Genova ancora. Ecco, allora, qui è un po' particolare, qui abbiamo il Monte Beigua, che è questo qua, io però l'ho preso da Sassello, perciò ho fatto un giro un po' più lungo. Voi lo potete fare al contrario. Io non l'ho mai fatta salendo di qui, per questo vi faccio vedere questo giro. Questo giro è stupendo. Forse fatto al contrario viene meglio. È un po' più... Io adesso col senno di poi lo rifarei al contrario. Comunque il giro è 112 km, 1800 metri di aumento quota. Il segmento però, ripeto, fatto come l'ho fatto io, perciò da Sassello, che è questo paese qui, quindi... da qua, perciò c'è anche nel segmento un pezzettino di discesa, quindi questo vi consiglio di farlo veramente al contrario. Comunque sia, 26,83 km, un aumento quota di 891 metri e difatti, essendoci la discesa, fa un 3,3% di aumento quota, di media pendenza. Io l'ho salito in 1 ora e 39, quel giorno oltretutto non stavo per niente bene, ma mi riprometto di rifarlo al contrario, perché questa qua è una salita che non ho mai fatto e mi piacerebbe molto. È nell'entroterra di Varazze e si sale su. L'ultimo è uno dei miei preferiti e oltretutto l'ho scoperto davvero da poco. Questo è un giro estivo da paura, ve lo giuro, partite da Genova, fate un giro strepitoso, 107 km, 2100 metri di aumento quota. Il giro in sé è bellissimo e ve lo consiglio davvero molto, però parliamo della salita Faiallo, Colle del Faiallo, che è questo, e integra il Turchino. Perché? Allora, il Turchino parte da Genova, sale e arriva, diciamo, qua. Qui il Turchino scollina, finisce qua il Turchino vero e proprio, scollina e va in Piemonte. Mentre se noi proseguiamo, questa linea rossa appunto, si fa la salita del Faiallo, che è una bomba davvero, è bellissima. Ve la consiglio davvero tanto. Il segmento è 22,47 km, 1070 metri di aumento quota e una pendenza media del 4,6%. Io l'ho salito in 1 ora e 18 minuti e questo qua è un giro stupendo, davvero, al di là di questa salita che è bellissima, ma poi da qua in poi questo pezzo che da Campo Ligure qua sopra arriva fin qua è un qualcosa di davvero eccezionale. E poi vi fate il fondo valle e l'Aurelia, questa ve la consiglio di farla nel weekend perché in settimana si attraversa tutta Genova ed è un po' un casino. Quello è il Poggio di Sanremo, sto scendendo appunto dal Poggio, qui c'è un cane che ci accompagna in questa avventura. Se vi è piaciuto il format scrivetemelo che ve ne faccio vedere delle altre, oppure vi faccio vedere dei giri mountain bike che magari possono interessare a qualcuno. Comunque, se non avete Strava Plus per scaricare la traccia, vi prendete la data, andate su il mio Garmin Connect e lì è tutto libero, vi scaricate tutte le tracce che volete. Spero di esservi stato utile. Ciao! E anche al cane. Ciao cagnufolo! Ciao!